Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te. Oggi un video in collaborazione con la Raffaello Editori. Vi facciamo vedere qualcuno dei contenuti digitali compresi all'interno del bellissimo libro Spazio Arte. Metto il link per acquistarlo in descrizione, qualora foste incuriositi da questo magnifico testo di cui ho curato moltissimi contenuti digitali. Ciao, io sono Ombretta e oggi sono qui per approfondire insieme a te i pennarelli, le penne e gli inchiostri. Oggi parleremo ad una di queste cose perché non sono molto assimilabili tra loro. Partiamo dai pennarelli, ce ne sono veramente di diversissimi. Cosa sono? Generalmente si presentano come dei fusti in plastica all'interno dei quali è contenuto un cuscinetto pregno di una sostanza che rilascia inchiostro diluita in qualunque tipo di medium, che può essere acqua, alcol o altri solventi chimici, e che alla fine presentano una punta fatta a feltrino, a spugnetta, che rilascia agevolmente il colore. Queste punte si diversificano per forme in tantissimi tipi di pennarelli. Ci sono i pennarelli appunto con punta tonda, i pennarelli con punta piatta, ad esempio gli evidenziatori, ma ci sono anche i pennarelli con punta a pennello. Adesso analizziamoli uno per volta. Solitamente quando si parla di pennarelli, subito quello che ci viene in mente sono i pennarelli colorati che si trovano negli astucci di tutti i ragazzi. Quelli sono dei pennarelli il cui cuscinetto è imbibito di alcol o di acqua. Ci sono infatti i famosi pennarelli a spirito e i famosi pennarelli ad acqua. Di solito quelli ad acqua sono quelli nelle cui confezioni leggete possono essere lavati via dai tessuti. Quelli a spirito sono un po' più tenaci da tirar via dai tessuti. Hanno un tratto trasparente e vivido nel colore, e quelli a spirito da quelli ad acqua non si differiscono molto nell'immissione del tratto. Il supporto ideale per loro è la carta o il cartoncino e sono molto semplici da usare. Come si usano i pennarelli ad alcol o ad acqua? Si passano dei piccoli tratteggi ravvicinati tra di loro fino a riempire la campitura. Questi non possono essere sovrapposti tra di loro più di tanto perché provocano dei buchi grossi così sul foglio se insistete troppo tra lo sfregamento della punta e la posizione del liquido che rilasciano. Ci sono i pennarelli acrilici, sono famosissimi e sono quei pennarelli che bisogna agitare prima dell'utilizzo e schiacciare la punta per far rilasciare il colore. Nel dentro non c'è altro che colore acrilico molto diluito in solvente. Il passaggio di colore è pieno e vivido dalla prima passata. Questi sono molto coprenti a differenza dei pennarelli a spirito o ad acqua e sono anche molto facili da sovrapporre l'uno all'altro e da miscelare insieme. Ci sono poi i pennarelli con punta a pennello. Questi sono dei pennarelli fantastici la cui stesura è molto semplice. Sono i più costosi di tutti, ma vale la pena provarli perché la stesura di questo colore è veramente omogenea. Tutti quei trattini che solitamente si vedono coi pennarelli comuni, quelli ad alcol o quelli ad acqua, qui scompaiono totalmente. Sono sovrapponibili e le nuance sono sfumabili l'una nell'altra. Hanno due punte solitamente, da una parte una punta a pennello e dall'altra una punta piatta che serve per dare definizione e tratti più duri. Questa punta è una punta che troviamo molto simile negli evidenziatori, anche qui una punta piatta proprio per evidenziare il rigo, e questi sono anche pennarelli che comunque, seppur fluorescenti per lo più, hanno una base ad alcol o ad acqua. Poi ci sono i pennarelli indelebili, sono quelli che scrivono su qualunque superfici, da esterni da interni, e sono quelli con cui si possono ricreare tantissimi lavoretti divertenti perché ci permettono di scrivere su superfici plastiche. Sono i pennarelli che molto spesso usiamo per scrivere sopra i CD, per intenderci, ecco, proprio quelli là. E sono dei pennarelli che hanno un medium a solvente, infatti hanno quel tipico odore molto pungente che molto spesso dà fastidio e ci fa girare la testa. Il supporto dei pennarelli sicuramente è in primis il diario, perché dobbiamo riempirlo di colore, e poi qualunque tipo di carta, dalla carta per fotocopie, dalla semplice carta di risma, alla carta da quaderno, alla carta da album, piuttosto che carte più sostenute, fino ad arrivare al cartoncino. Non hanno bisogno di carte particolari, ovviamente più pregiata è la carta, meglio performano. Con lo stesso meccanismo dei pennarelli ad acqua ed ad alcol vengono anche create delle penne, che sono delle penne a tratto veloce, diciamo così, delle penne che hanno una micro punta che rilascia una striscia di colore veloce ed ininterrotta. Queste sono appunto
appunto le penne ad acqua o ad alcol e sono fantastiche, le utilizziamo per 200 cose, tutti voi ne avrete una in astuccio, ma ci sono anche delle bellissime penne a china che rilasciano invece un inchiostro brillante che appunto è la china, e ci sono anche delle bellissime penne in gel che ormai rilasciano un gel fatto di inchiostro appunto in sospensione gelosa che fa sì che la scrittura sia fluida e brillante. Tutte queste penne possono essere usate come compendio ai nostri disegni con i pennarelli per fare dei bordi, per fare delle scritte. Ci sono anche delle penne, o meglio dei pennini, che hanno bisogno per essere usati di inchiostri liberi. Gli inchiostri possono essere differenti, dall'antichissima china, che è un inchiostro nero molto vivido, ai più moderni inchiostri colorati. Gli inchiostri colorati hanno una gamma infinita di colorazioni, possono essere miscelati tra di loro, possono essere utilizzati con i pennarelli serbatoio, che sono dei pennarelli che finiscono con la punta a pennello, possono essere utilizzati anche a pennello, ma anche con i semplici pennini, e sono veramente molto molto divertenti da utilizzare. Hanno una colorazione molto brillante, trasparente, vivida, e come vi ho detto prima le tonalità possono essere miscelate tra di loro. Se il tuo vecchio pennarello ti ha abbandonato nel momento del bisogno e quasi non scrive più, ti basterà rimuovere il tappo posteriore, e se è un pennarello ad alcol usa l'alcol, se è un pennarello ad acqua usa l'acqua, immetti all'interno del fusto qualche goccia del medium idoneo. Io in questo caso per questo uso 4 gocce di alcol. Rimetti il tappino posteriore, lascia agire qualche secondo e dopodiché riprova ad usare il tuo pennarello, che dovrebbe avere riacquistato un tratto più certo e sicuro. Stessa cosa vale per i pennarelli ad acqua: se il colore è quasi del tutto scarico, una micro punta di acqua sulla punta, in questo caso, il colore tornerà ad essere nero e vivido. Certo, questo escamotage non potrà aiutarti a lungo, però per finire il disegno che stai facendo sicuramente sì. Non lasciare mai il pennarello senza il proprio cappuccio, perché faresti essiccare il pennarello stesso. Quando vai a comprarli ti consiglio di guardare sulla confezione che ci sia la dicitura a lunga durata senza cappuccio. Guarda, ormai ci sono moltissime industrie che lo specificano, questo nella fattispecie dura fino a 8 settimane senza il suo tappino, ma mi raccomando, tu cerca di non dimenticarlo mai, perché ne va della salute dei tuoi colori, quindi sempre il tappo sul pennarello. Dopo aver utilizzato le chine, prima di posarle, mi raccomando, con una salvietta imbevuta, quelle per i bambini vanno benissimo, ripulisci sempre la ghiera, perché la china e gli inchiostri liquidi tendono a cristallizzarsi sulla superficie. Quindi, per un giusto mantenimento del prodotto, conservali sempre con la ghiera pulita, e la tua china o i tuoi inchiostri liquidi potranno durare anche decenni, garantito. La stessa cosa vale per i pennini: con la stessa salvietta abbi cura di lavarli scrupolosamente e non far incrostare le punte con l'inchiostro utilizzato. Puliscili ogni volta che li avrai utilizzati e rimarranno anch'essi nuovi per lungo, lungo tempo. Adesso andate a divertirvi, sperimentate le vostre penne, i vostri pennarelli, i vostri inchiostri e miscelate insieme tutte le tecniche. Ne uscirà sicuramente qualcosa di molto, molto interessante. Io vi aspetto al prossimo capitolo.